Buonasera a tutti. Io partecipo come cittadino, poi per correttezza nei vostri confronti vi dico che faccio anche consigliere della circoscrizione 4, ma direi che l'intervento di questa sera non è un intervento politico. Io vorrei cercare di passarvi delle informazioni senza dare una mia interpretazione, e poi magari alla fine, se abbiamo tempo, provo anche a darvi quello che è il mio pensiero. Però ritengo che sia veramente importante, in un argomento così complicato e difficile, cercare di trasferire a tutti quanti le informazioni di base per poter capire cosa è successo, cosa sta succedendo e speriamo anche di cosa succederà. Quindi, soprattutto nella prima parte di intervento, cercherò di dirvi dei fatti, senza darne un'interpretazione personale. Ok? Allora, come giustamente diceva il professore prima, incidente del 2007. Dal 2007 in poi iniziano tutta una fase di attività che Farvedi, guidata dagli enti del comune, quindi l'ARPA, la città metropolitana e gli altri enti preposti, per capire bene qual è il livello di inquinamento del terreno della Tisza. Nel 2009, dal 2009 al 2013, portano avanti tutta una serie di analisi che portano a definire il fatto che ci sono due grossi inquinamenti: uno è dovuto a idrocarburi e l'altro a cromo esavalente. Il cromo esavalente è una sostanza che, oltre ad essere pericolosa per la salute, ha un problema molto grave, che è molto solubile in acqua. Quindi è nel terreno, quando piove o quando la falda si alza, si scioglie e penetra nel terreno in maniera ancora più profonda, o si sposta e viene trascinato nella falda. Una volta che è nella falda, dalla falda finisce in dora. Allora, capita questa criticità, io non voglio polemizzare sui tempi, siamo nel 2013, si definisce un piano di messa in sicurezza di emergenza, cioè si riconosce che questo è un inquinamento grave e richiede un intervento di emergenza. Nel 2019 inizia la messa in sicurezza di emergenza. Questa messa in sicurezza di emergenza è fatta facendo delle iniezioni nel terreno di una sostanza apposita che deve reagire col cromo che è nel terreno e trasformarlo in una forma non più solubile e non più tossica. Diciamo così, per farsi capire, non è proprio tutto esattamente così, ma datemelo per buono così. Comunque rimane lì, diventa un sasso e non fa più male a nessuno. Allora, questo piano, che si chiama MISE, messa in sicurezza di emergenza, inizia nel 2019, sta continuando tuttora, nel 2024, e non ha dato dei risultati positivi, nel senso che per tutta una serie di motivi la concentrazione di cromo esavalente che si misura nella falda, a valle dello stabilimento, quindi all'uscita dallo stabilimento, perché la falda acquifera attraversa tutto lo stabilimento da nord verso sud e poi esce in direzione Vigili del Fuoco, per capirsi, e lì entra in dora. Il punto di controllo della concentrazione è fatto subito prima dell'ingresso in dora, per capirsi, quindi dopo aver attraversato tutte le zone dove si fanno queste infiltrazioni di sostanze per abbattere il cromo, e in quel punto lì oggi il livello di cromo è ancora molto alto. Molto alto, i numeri. Allora, il limite, glielo dico subito, il limite è 5, il valore che è stato registrato ultimamente è 440. Ma quando è iniziato era più o è diminuito? Allora, è difficile da dirsi, non, le posso dire che non è diminuito. No, non è che non stanno facendo, è che quello che stanno facendo non sta dando i risultati che pensavano, diciamolo così, perché io non voglio dire in questa sede, e non lo direi assolutamente da nessuna parte, che i tecnici dell'ARPA piuttosto che della città metropolitana non sanno quello che fanno, non è assolutamente vero. Il discorso è che sono cose difficili.
e quindi ottenere i risultati è veramente una cosa complicata. Proseguiamo, stiamo andando avanti col sistema di messa in sicurezza di emergenza. Adesso si definisce un piano nuovo che finalmente è stato congelato dopo tutte le proroghe che sono state consegnate. Il 29 di giugno viene presentato il piano di messa in sicurezza operativa. Questo piano viene studiato dagli enti preposti, viene modificato nell'autunno e approvato a fine anno. Il piano, cerco di farla semplice, però è importante che capiamo queste cose. Il piano di messa in sicurezza operativa è un piano che normalmente si fa in un'azienda che sta lavorando. Cioè, io sono in fabbrica con tutti gli operai, tutti gli impiegati che stanno lavorando, ho un inquinamento del terreno. Devo intervenire perché altrimenti questo inquinamento va nella falda, fa altri disastri, ma io sto lavorando. Quindi devo garantire le mie maestranze che lavorano, devo garantire i cittadini che sono al di fuori, ma non posso interrompere l'attività dello stabilimento. Qui non siamo in queste condizioni. E quindi il piano che è stato proposto è un piano che dovrebbe, alla fine di 6 anni di lavoro, far sì che gli inquinanti non escono dallo stabilimento, stanno lì e lì ci sono. E lo stabilimento è lì così. Noi, se andasse avanti il piano di messa in sicurezza operativa, tra 6 anni vedremmo quello che vediamo oggi. Quindi vedremo i capannoni, vedremo il verde che c'è oggi, non ci accorgeremo della differenza, perché il grosso dell'attività sono fatte in una maniera diversa, in maniera più massiva, ma queste iniezioni di sostanze nel terreno che dovrebbero neutralizzare in maniera più efficace il cromo rispetto a quello che è stato fatto nel piano di messa in sicurezza di emergenza. E poi c'è ancora un intervento che non è molto grande ma è molto importante, nel senso che è stata localizzata la zona dove c'è il maggior accumulo di questo cromo esavalente ed è in un parcheggio e in un'area verde, quindi un pezzo di aiuola, probabilmente perché si immaginano che ci sia stato un percolamento di queste sostanze da un impianto a quella zona e quindi tutto il terreno si sia imbevuto di questa sostanza. Allora, una delle cose proposte nel piano di messa in sicurezza operativa è rifare l'asfalto della zona già asfaltata in maniera che sia più impermeabile e poi asfaltare anche questa aiuola che è 50 metri per 50 metri, non è molto grande, ma comunque coprirla. Il parcheggio che sta di fronte alla No, il parcheggio è un'area che definirla parcheggio è un po' aulico, sempre verso i vigili del fuoco, subito oltre il recinto nella direzione dei vigili del fuoco. Sì, ma dall'altro dove si può entrare, diciamo, non è dall'ingresso, no, è proprio verso la Dora. Okay. E è subito fuori dai capannoni, tra i capannoni e il recinto. Tra capannoni e recinto passerei la Dora. È un po', è ancora più verso Corso Regina, quella, comunque è quella zona lì. C'è un piccolo giardino prima, non c'è più. Esatto. Allora, il problema è, noi abbiamo l'infiltrazione di cromo nella falda e abbiamo il terreno che contiene cromo a sua volta. Allora, cos'è che si vorrebbe fare adesso? La vostra, dico vostra perché io non l'ho firmata, perché ho un'idea diversa a proposito dell'ospedale, se poi magari ci sarà tempo magari ve la dico, se vi interessa, se no non importa, direi nel contesto della serata. Adesso la delibera dell'iniziativa popolare secondo me è stata importantissima, perché ha spinto tutti quanti, in particolare la maggioranza del Consiglio Comunale, a presentarne un'altra che recepisce buona parte del contenuto della delibera di iniziativa popolare, ma che ovviamente si differenzia per quanto riguarda il posizionamento dell'ospedale. Ma questo è fondamentale perché nella delibera
c'è scritto che si vuole cambiare destinazione d'uso, e veniamo a uno dei punti che trattava prima, la destinazione d'uso del terreno. Ora, la destinazione d'uso oggi di quel terreno lì è commerciale e industriale. Nella delibera, e anche nella delibera che propone il Consiglio Comunale, si decide di portarla a verde. Questo è importantissimo, perché? Perché la legge prevede che in caso di bonifica, non di messa in sicurezza, in caso di bonifica, quindi io entro con le ruspe, tiro giù tutto e devo ripristinare il terreno, se lo faccio per fare lì una fabbrica nuova e quindi tengo la destinazione d'uso commerciale e industriale, ho un certo limite di cromo ammesso nel terreno, perché questo è in funzione del fatto che io lì presente ho l'operaio che sta 8 ore, può assorbirne una certa quantità ma poi se ne va. Se io invece faccio una destinazione d'uso verde, che può essere verde residenziale, quindi dove la gente ipoteticamente ci può stare 24 ore su 24, il limite di esposizione al veleno deve essere più basso. Per darvi un'idea, la legge prevede che per la destinazione commerciale industriale sono ammessi 15 mg per chilo di terreno, mentre per quella verde 2. Quindi stiamo parlando quasi di un decimo, ok? Quindi il fatto che si riesca a far passare quel terreno da commerciale industriale a verde implica che quando si farà la bonifica dovrà essere fatta in maniera tale da avere un livello di cromo 2. Se invece la facessero con la destinazione d'uso che c'è oggi, sarebbe 15. Quindi una differenza sostanziale. Adesso siamo arrivati a questo punto. La determina che verrà discussa lunedì del Consiglio Comunale dovrebbe dare l'input di fare questa modifica al piano regolatore e quindi trasformare il terreno come destinazione d'uso verde. Il passo che si deve fare dopo, e che penso che tutti noi vogliamo spingere affinché si faccia il più presto possibile, è dire: noi non vogliamo una messa in sicurezza operativa, noi vogliamo la bonifica, cioè lì noi vogliamo che diventi un'area verde disponibile al pubblico con alberi e non un sarcofago di cemento o altre definizioni di un'area che però non è fruibile. E quindi io penso che dovremmo tutti insieme cercare di mantenere viva l'attenzione del Consiglio Comunale su questo argomento. Devo dirvi però, dal mio punto di vista, che abbiamo iniziato a ottobre con una prima mozione che abbiamo fatto in Consiglio di Circoscrizione 4 a parlare di questo problema. A marzo c'è stata una delibera della consigliera Ravinale in Consiglio Comunale, adesso ce n'è stata un'altra, cioè dopo tanti anni di inerzia, di scarso interesse, diciamo che adesso siamo riusciti tutti insieme a sollevare l'attenzione su questo problema. È intervenuto il sindaco, non so se avete letto sulla stampa martedì scorso, che ha riportato un suo intervento, e quindi significa che se riusciamo a tenere alta l'attenzione su quest'area, forse perfino la Compagnia di San Paolo, se non sbaglio. Compagnia di San Paolo qualche settimana prima è uscita in una maniera, speriamo che porti buon consiglio. Il sindaco si è espresso in maniera chiarissima dicendo che quest'area è da bonificare, che è d'accordo ed è contento e voterà a favore della mozione, a favore del fatto che venga cambiata la destinazione d'uso a verde. Ha chiarito, e qui veniamo forse al punto controverso, il discorso dell'ospedale. Ha chiarito questo. E se posso vi rubo ancora 5 minuti e poi taccio. A proposito dell'ospedale, la situazione è questa: ci sono i fondi a disposizione per fare l'ospedale adesso, li mette a disposizione l'INAIL, e non è detto che ci siano tra un anno. La bonifica, cosa di cui non abbiamo parlato perché mi sono dimenticato di dirvelo, il MISO dura 7 anni. La bonifica è un'attività più complessa,
mi aspetto che duri più di 7 anni. Ora, dire che noi aspettiamo 10 anni il nuovo, per iniziare a fare l'ospedale nuovo, è una cosa insostenibile, signori. Io penso sia veramente, per quanto mi piacerebbe vederlo, io ho iniziato a studiare. Sì. Su questo poi, se volete, vi aggiungo qualcosa. Se posso, allora provo a dirvi una cosa che ho imparato in questi mesi in cui mi sono occupato di queste cose, perché inizialmente io ho iniziato a interessarmi di Thyssen perché mi chiedevo, come vi chiedete voi, perché non facciamo l'ospedale al posto della Thyssen. E quindi ho iniziato a studiare questa cosa. Ho avuto diversi incontri, peraltro anche con la SL0, che è la SL che sovraintende a tutte le altre SL, col dottor Picco, e con i tecnici del 118. Ora, quello che ha cambiato le mie idee in proposito è stato il fatto che la cosa fondamentale nella città di Torino è il posizionamento di pronto soccorso. I pronto soccorso sono importanti per tutta una serie di patologie, ma per 3 in particolare, che sono l'ictus, l'infarto e l'incidente traumatico, l'incidente grave in automobile o qualcosa del genere, dove in tutti e 3 questi casi è fondamentale il tempo che passa da quando ti viene l'infarto a quando arrivi in unità coronarica per cercare di metterti a posto, no? Allora, aspetti, perché poi parliamo anche di quello, se vuole. Allora, spostare, come si era anche ipotizzato, in aree molto diverse il pronto soccorso con l'ospedale attaccato, portava tutta un'area di Torino, che poi è la nostra, quella che c'è qua, per circa una corrispondenza di 300.000 persone, a gravare di più su Molinette e Mauriziano, che già sono al collasso. Non so chi di voi abbia esperienza, io purtroppo ne ho, perché sono un volontario della Croce Verde e quindi sono in ambulanza tutte le settimane, e vi dico che se i codici gialli e rossi che oggi vanno alle Molinette dovessero andare al Mauriziano e che oggi vanno al Maria Vittoria, dovessero andare al Mauriziano e alle Molinette, ragazzi, sarebbe un disastro. E parliamo solo dei codici gialli e rossi, che sono quelli che hanno massima precedenza. I codici verdi e i codici bianchi possono andare dove vogliono, possono andarci anche il giorno dopo. Il problema è che se noi abbiamo in ambulanza una persona con un infarto, dobbiamo arrivare assolutamente in ospedale in pochi minuti. E se noi andiamo a mettere l'ospedale troppo decentrato, va a finire che anziché andare in quella posizione lì, dobbiamo andare negli ospedali che sono già assolutamente sovraccarichi. Quindi, scusi, ma stasera non era l'ordine del giorno la bonifica della Thyssen? Si è trasformato nell'ospedale, ma... Mi avete fatto una domanda, io ho finito il mio intervento. Comunque, signora, ha ragione, ne taccio. Scusate, allora, ringraziando Marcello per questo, Marcello Badiale, per questo abbiamo contributo tecnico, più diciamo che ha aperto l'altro aspetto della collocazione dell'ospedale che ci interessa. Diciamo che il movimento che ha organizzato questa serata è perché di vita più sei povero prima muore, il scusate, perché c'è questo che amplifica. Comunque, l'argomento di questa sera, diciamo che si può divagare, ci mancherebbe, però è la bonifica dell'area Thyssen. Sulla collocazione dell'ospedale noi siamo fermi sulla rivendicazione dell'ospedale alla Thyssen, anche se gli elementi contrari ci sono tutti, quelli che diceva Marcello sono reali. Dopo 16 anni ci diventa difficile accettare che occorre ancora tanto tempo, perché abbiamo un esempio qui in città,
abbiamo l'esempio del Parco della Salute. Lì, in un'area industriale inquinata quasi come quella della Thyssen, si è deciso di bonificare per costruire un ospedale, e i tempi certo che non sono brevi, però sono molto più brevi, basta vedere il capitolato d'appalto che hanno fatto per la bonifica, di quanto qui non si dica che è necessario avere i 6 anni e oltre che i soldi. Quindi gli esempi anche in città li abbiamo di tempi molto più brevi, anche se non brevissimi. L'altro aspetto sono quelli del finanziamento, tutt'altro che trascurabile. Questo ospedale verrebbe finanziato, pagato dall'INAIL, l'Istituto Nazionale di, che assicura la sicurezza nei posti di lavoro. Capite? Con la pista dove è successo quello che è successo. Pensate che questo ente ha 40 miliardi di attivo di bilancio, perché delle malattie, degli incidenti, degli infortuni sul lavoro ne riconosce pochissimi, perché abbiamo tutto un aspetto di medicina del lavoro che non è sufficientemente diffuso, adeguato, specializzato per dare la prova della malattia, dell'incidente, eccetera, che quindi l'INAIL non riconosce e non paga e fa i soldi e poi li investe in ospedali con un'operazione che non è tanto sanitaria, è finanziaria, perché l'ospedale poi verrà affittato alla SL Città di Torino, perché è di proprietà dell'INAIL, e quindi dovremmo pagare l'affitto per un ospedale costruito su un terreno che viene venduto per costruire un ospedale. Un'operazione veramente incredibile, ma anche questo è un altro argomento, se volete una prossima volta possiamo approfondire. Per questa sera io direi teniamoci alla questione più urgente, perché lunedì si vota in Consiglio Comunale, ormai hanno deciso, voteranno contro la nostra delibera e la sostituiranno con quella, come si è ricordato, proposta dalla maggioranza che governa Torino e che dice di trasformare appunto quest'area in area verde, e qui si apre urgentemente il discorso della bonifica, perché non vorremmo che quel piano di messa in sicurezza operativa di cui parlava Marcello andasse avanti, che non è la bonifica, è un inganno. Ecco, su questo questa sera non solo i vostri commenti ma anche le vostre proposte. Cosa facciamo? Siamo qui in parecchi, c'è sensibilità su questa cosa, l'abbiamo portata a questi livelli, come proseguiamo per evitare che ci prendano in giro o che non facciano le cose che devono essere fatte?